Ciao a tutti, amici e amiche di Quinta Dimensione Letture, bentornati sul mio canale, grazie sempre di essere qui, benvenuto o benvenuta a chi è la prima volta che mi ascolta. Allora, oggi abbiamo un altro appuntamento con, diciamo, i nostri contenuti di crescita personale, in cui cerco comunque di darvi degli spunti, delle indicazioni, poi se vi risuonano le fate, ok? Cercate sul mio canale anche gli altri tipi di lavoro personale che ho per voi. Oggi c'è questo bellissimo codice sacro, ok? Funziona, ragazzi. Fede, convinzione e funziona. A me ha funzionato. Sapete che vi propongo solo quello che ho visto io, ok? Che funziona. Però, ragazzi, ci metto tanto, eh. Io ci metto tanto di quella fede, tanto di quella convinzione e lo chiedo anche a voi. Va bene? Ci vuole la presenza in quello che fai. Ci devi essere in quello che fai. Non è una ripetizione, bla 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 bla, bla, però stai pensando a cosa fare da cena. Tanto per capirci, ok? Cioè, deve essere fatto con fede e convinzione assoluta che la cosa si può realizzare, anzi, considerala già fatta, così ci aiutiamo, usiamo anche la legge dell'attrazione e cerchiamo di propiziarci, ok? Diciamo questa abbondanza. Una parola sull'abbondanza. Tanti pensano di non essere degni, o a volte siamo stati fatti crescere con la convinzione che il denaro sia una cosa sporca, ok? Che quelli che hanno i soldi sono persone brutte. Persone che si comportano male, quelli sono affari loro, quello è un karma loro, non c'entra niente con quello che si chiama denaro. Il denaro è l'abbondanza, anche una bella casa, l'abbondanza è tanto, è tutto, non è solo l'avere la disponibilità economica liquida, ok? L'abbondanza è tua per diritto divino, l'abbondanza te la meriti, è un fluire, il denaro è un'energia, ricordatelo bene, il denaro è un'energia, devi permettere il fluire a te verso di te di questa energia. Oggi andiamo a fare un decreto per attrarre abbondanza e prosperità. Il denaro, riuscire, ascoltatemi bene, anche ad acquistare qualcosa che non riuscite ad acquistare, vendere un bene, una casa, riuscire ad acquistare un bene, una casa, e aiuta la recitazione di questo codice sacro a aprire i canali giusti dall'universo tramite la recitazione. Il codice, lo ripeto anche in questo video, va ripetuto 45 volte per 21 giorni. Il codice sacro con i numeri che richiamano, secondo la numerologia, l'abbondanza è quello di oggi, il 4418. Allora, chi lo vuol fare con me, venga per 21 giorni su questo canale. Io ve lo faccio già da 45 volte, lo dite sopra di me. Altrimenti siete liberi di fare come volete. Vi segnate voi, vi fate le spunte, vi fate carinissimi quelli che mi hanno mandato poi in privato, mi fanno vedere come fanno, cosa non fa, siete bellissimi, grazie. Fatevi voi il vostro schemino, va bene, come volete. Altrimenti lo dite sopra di me. Come vi sentite più a vostro agio energeticamente, eccetera, eh? Non c'è nessuna forzatura, deve essere tutto molto spontaneamente, energeticamente fluido, ok? C'è la solita richiesta da recitare all'entità sempre e solo di luce, ok, prima di recitarlo. Leggete e ascoltatemi, eh. Leggete anche nell'info box, non fatemi le stesse domande quando già ho spiegato, va bene? Allora, prima di farvi recitare la richiesta, vi dico che dopo il codice facciamo tre stese dove vi provo a darvi, ma prendetela così come intrattenimento, dei numeri. Ok, con questa oggi ho preparato per voi che ce l'ho da una vita, la Sibilla della Fortuna per l'otto Superenalotto, ricordatevi 1 euro, ragazzi, non ci buttate i soldi, non ci spendete i soldi, lo facciamo per intrattenimento, non è un invogliarvi a giocare, chiaro? È una cosa che non concepisco e non esiste su questo canale. Se vogliamo divertirci ci buttiamo 1 euro, si fa 3 volte ovviamente perché molte volte... I numeri escono la seconda o la terza volta, e poi ci si pente e ci si mangia i gomiti, ok? Quindi semmai 1 euro, 1 euro una volta, 1 euro una volta e 1 euro la terza volta. Stop. Allora, poi vi faccio scegliere se già volete, non so se già avete buttato l'occhio, insomma, abbiamo la stesa 1, il quarzo rosa, stesa 2, occhio di tigre, stesa 3, il diaspro rosso, va bene? Eccole qua. Il quarzo rosa, che è un rosa chiarissimo. L'occhio di tigre e il diaspro rosso. Ok? Questi sono i mazzi. Poi vi dico un segno zodiacale fortunato per voi. Da qui a massimo di 2-3 mesi che aprite questo video, ci potrebbe essere questo segno che vi dà un numero, che vi dice qualcosa, un numero che ne so. Non lo so.
un qualcosa collegato o all'elemento di questo segno, che ne so, tipo pesci e l'elemento acqua, quindi magari conoscete qualcuno o anche che potrebbe essere anche, insomma, degli altri segni di quell'elemento, va bene? Allora, diciamo che la fortuna, l'energia è un po' così, il sincronismo, il tempismo divino, un po' così, non è che tutto quello che io dico adesso è diktat, può essere molto modificabile, fluibile, insomma, è la vostra percezione che deve starci, sempre pronta con quella bella antenna, a dirvi vai. Ok? Allora, adesso facciamo la richiesta che va fatta ogni volta, quindi anch'essa va fatta 45 volte, ok? Una al giorno per 45 giorni. Quindi prima la richiesta e poi il numero del codice sacro 4418, ok? Per 21 giorni. La richiesta è questa. Universo, angeli ed esseri di luce. Create in me le emozioni positive. Fate vibrare l'universo. Fate in modo che ogni mia preoccupazione e pensiero negativo spariscano. Esprimo a voi la mia gratitudine, perché certamente libererete ogni mia angoscia e ogni mio dolore. Vi ringrazio, universo, angeli ed esseri di luce, con la certezza che questo miracolo si stia manifestando. E che le leggi universali mi aiuteranno. La mia richiesta viene dal cuore e la fede cresce e si manifesta spiritualmente. È fatto, è fatto, è fatto. Grazie, grazie, grazie. E poi, dopo aver fatto questa richiesta, pronunciamo per 45 volte il codice sacro per richiedere appunto questa abbondanza. Il codice sacro 4418. Se siete pronti, io parto con la recitazione per 45 volte di questo numero. Quattro quattro uno otto. 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 4418 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
4418. 4418. 4418. 4418. Molto bene. Allora, abbiamo recitato questo codice sacro 4418 per richiedere l'abbondanza, ok? Per realizzare tutte le cose che a livello economico, materiale ci servono. Quindi è relativo anche. Ok, per chiedere magari, che ne so, un aumento di stipendio o anche per vendere case, acquistare, eccetera, insomma, riuscire a fare qualcosa che c'entrano i soldi, ragazzi, ok? Il denaro è un tuo diritto divino. Allora, adesso vediamo per chi ha scelto il quarzo rosa, il primo gruppo quarzo rosa. Allora, il quarzo rosa, vediamo con quale segno zodiacale, da qui a 2-3 mesi, da quando tu apri, diciamo, questo video, da quando hai trovato questo video, è sempre valido, anche se lo apri tantissimo tempo dopo, eh? Il sincronismo è sempre perfetto. Quale segno è fortunato per la stesa 1 quarzo rosa? Quale segno? Anzi, facciamo così proprio, va? Quale segno è fortunato per il quarzo rosa in questi 2-3 mesi? Per la fortuna, soldi e abbondanza. Il segno del toro con il numero 2. Ricordati attentamente questo, ok? Per i prossimi 2-3 mesi qualcuno del segno del toro o con l'elemento terra, quindi anche Vergine o Capricorno, e il numero 2, da qualche parte non so, però potrebbe essere sempre una indicazione per te. Ok. Sempre stesa 1, quarzo rosa, vediamo con la sibilla della fortuna che numero e che ruota ci indicano. Qualcosa di fortunato per te, magari da giocare 3 volte, sempre solo 1 euro, mi raccomando. Però lo facciamo per intrattenimento, per fortuna, eh? E proviamo. Poi se non escono non fa niente. L'importante è che ti si realizzi più che altro il resto che tu chiedi, eh? Cose più grosse. Vediamo, vediamo un po'. Vediamo qua che numero c'è fortunato da giocare eventualmente per vincere. Vediamo un po'. Perché ha scelto la stesa 1 quarzo rosa, un numero fortunato e una ruota. Vediamo. Il numero 13 con la ruota di Venezia. Ok? Qua ci dà il numero 13 per te, ruota di Venezia. Quarzo rosa, mi raccomando. Ok, questo è eventualmente un numero. La ruota è Venezia, va bene? Adesso ti cerco eventualmente un abbinamento con la sibilla, la vera sibilla, che è usata moltissimo anche per questo. Ok, ti prenderò il primo numero alla destra che ci sarà in una di queste carte che io estrarrò per te da questo mazzo, va bene? Qui abbiamo Venezia per te con il numero 13. Questo è un numero singolo, diciamo un'ambata, no? Vediamo adesso che numero abbiniamo al 13, perché ha scelto il primo gruppo quarzo rosa. Che numero abbiniamo? 13 e basso a destra 18. Magari sono anche numeri che ti dicono qualcosa, non so, vedi tu, ma non importa, anche se non ti dicono niente, allora puoi fare un tentativo, se non escono non importa perché non era un video fatto per il gioco dell'otto. O qualsiasi altro gioco, ok? Questo era un video per il codice sacro. Però visto che parliamo di fortuna, di abbondanza e di soldi, ci ho abbinato anche un giochino così, tanto per intrattenimento e per divertirci, va bene? Allora, stesa 1, quarzo rosa. Ti ricordo, segno fortunato per te, persona fortunata o che cosa? C'è un numero 2, ok? Che però non c'entra con questo gioco, eh? Anche se c'è un altro 2 di qua. Questo è tutta sincronicità che ci capita spesso tra le mani, ok? C'è un segno qua che è il toro, o comunque un segno con l'elemento terra che può essere fortunato per te, magari è, che ne so, il tabaccaio, quello dell'otto che è il segno del toro, cioè non lo so, magari ti può dire che quel posto è fortunato e potresti vincere lì. Faccio un'ipotesi, eh? Le ipotesi sono tantissime. Ci dice la ruota di Venezia con il numero 13, se vuoi abbinare anche al 13 il numero 2 per fare un ambettino, sempre 1 euro, mi raccomando. Tra l'altro vedo che c'è molta V
E V anche di qua, V di Venezia, V di Venezia. Vedi un po' tu, non so, chi vuol tentare, visto per non lasciare, insomma, niente di intentato, sto guardando tutti i numeri che ci sono qua. Visto che c'è il 2 due volte, chi vuol tentare un ternino ci metta un 2. Non lo so, la butto là, vi ripeto, non è fatto per questo, questo video, però visto che c'è ben due volte il numero 2, potrebbe o non c'entrare niente, e quindi rimaniamo su 13 e 18. Oppure se chi vuol tentare di metterci anche un 2, quindi 2, 13 e 18 su Venezia, faccia pure. Facciamo così, dai. Per questo, diciamo, video di divertimento per oggi è così, ma il codice sacro non è il divertimento, quello è serio, Questo invece è un nostro, diciamo, modo per passare un po' di tempo e la buttiamo là, vediamo cosa succede, ok? Quarzo rosa, grazie, lasciami un like al video, iscriviti anche al canale, ti aspetto presto in un prossimo interattivo. Procediamo con la stesa 2 che ha scelto l'occhio di tigre per te. Vediamo che segno fortunato oggi. Vediamo un po' da quando apri questo video, indipendentemente da quando l'ho messo, per 2-3 mesi, se c'è un segno particolare che ti porta fortuna, vediamo un po' l'elemento che caratterizza questo segno. Vediamo un po', vediamo per te. Per chi ha scelto il diaspro rosso, l'occhio di tigre, occhio di tigre. Ci abbiamo il cancro numero 4, elemento acqua. Ok, quindi scorpione o pesci anche, però insomma, qui ci indica di più il cancro con il numero 4. Ripeto, può essere qualsiasi cosa, qui ci vuole un po' la sincronicità nel capire che cosa potrebbe essere, chi potrebbe essere, una persona che magari ti viene a dare una cosa con un numero in mano, una busta, tutto, tutto, può essere tutto, talmente tutto che è impossibile da dire qua. Allora, adesso apriamo dalla Sibilla della Fortuna anche un numero con una ruota fortunato, per chi sta guardando adesso. Occhio di tigre, stesa 2, occhio di tigre. Numero e ruota, qua cosa c'è? Ruota Genova, ok? 25, ruota Genova per te, che hai scelto l'occhio di tigre, la seconda pietra, quindi, Va bene? Allora, qua abbiamo questa indicazione, ricordo a tutti. 1 euro, ragazzi, questo non è, questo è solo un intrattenimento, un divertimento, ok? La cosa seria era il codice sacro da ripetere, quello sì, ok? Questo è un passatempo. Adesso troviamo con la vera Sibilla, che è fatta anche per questo, ci sono anche le indicazioni su come giocare, su tante, anche le ruote veramente ci sarebbero, però la ruota l'abbiamo presa da questi. Troviamo un numero da abbinare per fare eventualmente un ambetto. Vediamo un po' per chi ha scelto. La pietra 2, occhio di tigre. Che numero abbiniamo al 25? Che numero abbiniamo al 25? Al 25 abbiniamo il numero, ripeto, in basso a destra che trovo, 18. Ok? 18. Vediamo se c'è qualche ripetizione significativa. 2, 4, 19, 18. No. Allora, qui andiamo con il 25, il 18 e basta. Ok, sulla ruota di Genova. Prendetelo così, mi raccomando, giocate sempre poco perché non è questa la finalità né del canale né del video. E, quindi facciamo così. Tanto per, puntiamo lì 3 volte, 1 euro e basta, va bene? E vediamo cosa succede. Giusto per, proviamo insomma, a vedere. Voi comunque puntate sempre la vostra energia sul lavoro personale, sul codice sacro, perché è quello che funziona. Ok? Queste possono essere fortune passeggere e momentanee che poi se ne vanno. Invece con i codici sacri, i decreti, i risultati permangono, rimangono. Ok? Qui si può essere, no? Si può avere, come si dice, una botta di e poi finisce. No? Ma a noi interessa che continui pure, no? Quindi, allora. Perché hai scelto la seconda pietra con l'occhio di tigre, io ti saluto, lasciami un like al video, iscriviti anche al canale, fammi sapere poi magari e lo prendiamo così per gioco, Ti saluto, vado avanti. Eccoci qua. Terza ed ultima pietra, diaspro rosso,
Vediamo per te chi ha scelto il diaspro rosso. Che persona fortunata c'è da qui a 2 o 3 mesi che apri il video, qualsiasi momento lo apri, è sempre valido. Qualsiasi giorno, mese, anno lo apri, è valido. Vediamo qua chi è che può portare fortuna, a chi ha scelto la terza pietra, il diaspro rosso. Il cancro numero 4, eccoci qua. Allora, numero 4 per chi ha scelto il diaspro rosso, segno quindi elemento dell'acqua, ok? Quindi anche o scorpione o pesci, qualcuno che porta un elemento d'acqua, va bene? E c'è questo numero 4 indicativo, vediamo che cosa significa, ma non è nato per giocare, ok? È un numero indicativo, vediamo se è ripetuto, vuol dire che proprio lo dobbiamo guardare questo numero, se no lo lasciamo lì così. Prendiamo per buono il cancro. E andiamo avanti con la sibilla della fortuna. Che numero che ruota? Vediamo un po'. Sono fortunati qua perché ha scelto la pietra 3. Il diaspro rosso. Diaspro rosso. Numero e pietra. E ruota. 29 su Venezia. Ok, perfetto. Qui ti è uscito un 29 su Venezia, per te da giocare, ok? O come ambata solo, adesso ti ci abbino, per chi piace anche l'ambo, un numero che prenderò in basso a destra dalla vera sibilla che è nata anche per questo, eh? Quindi per il momento abbiamo questo 29 su Venezia, vediamo che numeretto fortunato possiamo mettere per chi vuole, se no va bene quello, per chi vuole anche abbinare un altro numero al 29, con il 29 qua cosa c'è di fortunato con il 29? Diaspro rosso, terza stesa, diaspro rosso, cosa c'è? Cos'è che è fortunato qua, il 29 a Venezia? 80. 80. Ok? Vediamo se c'è qualche cosa che si ripete. GPL 9. Oh, no, no. Perfetto, ragazzi, fate come volete, ma perché ci sono tanti numeri, vedete qui c'è un 4, qua c'è un altro 8. Allora, io vi ho detto quello in basso a destra, 29,80. Ok? Sulla ruota di Venezia. Chi vi può portare fortuna è qualcuno del cancro o comunque di un segno di acqua, ma credo più chiaramente in primis il cancro, chiaro, eh? Però può essere valido anche tutto, con le energie non si può escludere niente, quindi comunque può essere anche un segno d'acqua in generale, uno dei 3 segni d'acqua. Quindi prendete per buono innanzitutto numero primario che ci è uscito, questo 29 a Venezia, e chi vuol giocare anche puntare eventualmente un ambo, fare un ambetto, sempre 1 euro poco, mi raccomando, mettete l'80 insieme al 29 tre volte però, non solo una volta, tre volte lo giocate, 1 euro, 1 euro e 1 euro sulla ruota di Venezia. Va bene? E provate per 3 volte, indipendentemente da quando io ho caricato il video, quando tu apri questo video va sempre bene, va bene? Quindi, che dirti? Questo era quanto. Quello che ci interessa di più, allora, stesa 3 diaspro rosso, lasciami un like al video, iscriviti al canale. Io ricordo brevemente a tutti quanti la recitazione quindi del codice sacro 4418 per l'abbondanza, ok? Per realizzare una vendita, acquistare case, insomma. Quello che ha a che fare con i soldi, va bene, che vi devono arrivare, che dovete ottenere qualcosa, fatelo per 21 giorni. Ogni giorno lo dite 45 volte. Prima di dirlo 45 volte, recitate la formuletta di apertura. Chi vuole può venire sopra me, sopra la mia voce, diciamo, e ascoltare il video ogni giorno per 21 giorni fino alla realizzazione. Se ancora non si realizza dopo 21 giorni, ripetetelo, fatelo comunque. Vedete voi, non è che tutto si fa subito così, eh? A volte succede già anche prima di finire i 21 giorni, a volte ci vuole di più, magari ci vogliono 2 o 3 volte diciamo da 21, eh? Non è detto che è per tutti uguale, dipende anche un po' da che cosa dovete sciogliere, eh? Se avete, che ne so, un voto per esempio di povertà, lì sarebbe da fare prima, andatevi a vedere sul mio canale il decreto per lo scioglimento dei voti, fate prima quello allora. Fate prima, se avete un dubbio, ragazzi, ragazze, che avete fatto qualche voto, c'è cioè qualche incastro strano che non vi quadra, se avete sto dubbio, fatevi, siccome male non fa, fatevi il decreto dell'Arcangelo Raziel per sciogliere blocchi, debiti karmici in modo dolce, piacevole, certo non è che vi elimina tutto il karma, però ci
perché non si può, il karma lo dovete fare, è una strada vostra, nessuno vi toglie la strada, le entità di luce non tolgono le strade da fare, i vostri percorsi, però ci aiutano, l'Arcangelo Raziel ci aiuta, ok? Quindi chiedete che venga sciolto, soprattutto cose che non avete fatto voi, che avete fatto voi inconsapevolmente in altre vite o che vanno fatto qualcuno, va fatto qualche familiare, antenati, una volta si facevano queste cose. Sti voti, ste cose strane, le castità, la sofferenza, l'autocastigo, la povertà, ma basta, ok? In questo, se c'è qualche dubbio, fatevi il decreto dell'Arcangelo Raziel, che vi ho detto, poi provate a chiedere questa abbondanza dell'universo, ok? Che non sia proprio bloccato lì solo e basta a livello energetico il denaro. Una volta sbloccato, ragazzi, vedete che vi si proporranno delle cose che magicamente si sbloccano, ve ne accorgerete che si sono sbloccate perché lo sentite, perché c'è un flusso, lo percepirete, chiunque lo percepisce, va bene? Lo vedrete che si è sbloccato qualcosa, lo capirete, anche se non siete tanto esperti di lavori personali, crescita personale, ve ne accorgerete, va bene? Lo vedrete il fluire del denaro, si vede. Ragazzi e ragazze, che dirvi? Io spero sempre questi contenuti siano graditi, fatemi sapere poi nei commenti come vi trovate. Chi ha fatto gli altri decreti, siccome avete detto che hanno funzionato, fatelo sapere anche agli altri, così gli diamo fiducia, gli diamo coraggio, eh? Gli facciamo, li aiutiamo, aiutiamo anche gli altri, aiutiamo anche chi è un po' titubante o chi ancora ha paura o chi non ha iniziato, sproniamoli e diciamoglielo che ha funzionato. Mettetele pubbliche, alcuni lo mettono già, vi ringrazio, l'hanno già messi sotto i commenti di altri video. Ma tantissimi lo dicono a me in privato. Bene, io vi dico, ditelo anche agli altri, perché le persone vanno incitate, ok? Vanno incoraggiate a volte. Siccome male non fanno, non portano niente, non c'è niente di ritorno negativo di queste cose. Perciò provateci. A chi è riuscito, chi ha realizzato, aiuti chi è più in difficoltà, ok? A crederci. Perché così funziona. Chi è già un passo più avanti deve tendere la mano a quello che sta dietro e aiutarlo a fare sto passo in avanti, eh? Quindi abbiate fiducia nei decreti, nei codici sacri, mi raccomando. A chi ha funzionato lo faccia sapere, va bene? Che dirvi? Vi mando sempre un grandissimo abbraccio, un abbraccio, tanti baci, grazie molte di essere sempre qua con me in modo così affettuoso. Vi aspetto presto qui su Quinta Dimensione Letture in un prossimo interattivo. Ciao a tutti!